Buonasera. L'altra volta, quando abbiamo parlato dei Fenici, sembrava in qualche modo di dover esaurire con loro tutte le problematiche, tutto ciò che riguardava la navigazione nell'antichità. In realtà il discorso è ben lungi dall'essere così. Sicuramente l'attività marinara, la navigazione, non è assolutamente legata ai Fenici esclusivamente, anche perché, come abbiamo visto l'altra volta, la loro attività come navigatori è comunque abbastanza tarda, perché comincia in modo massiccio a partire dall'VIII secolo avanti Cristo. Il fatto che noi, fino addirittura dal quinto millennio avanti Cristo, troviamo invece il popolamento umano in isole come Malta, come Lampedusa, come moltissime isole dell'Egeo, chiarisce evidentemente che, non essendo queste isole legate a ponti di terra, cioè Malta non è mai stata legata alla terraferma. Si vocifera, si dice, qualche studioso sostiene che durante l'ultima glaciazione Malta sia stata congiunta a una parte della Sicilia meridionale, che è comunque un'isola, ma questo semmai vale per Malta, non vale certamente per Lampedusa o per Pantelleria, non vale per la gran parte delle isole dell'Egeo, che pur risultano abitate fino addirittura, già alcune di loro, dal quinto millennio avanti Cristo. Quindi che vuol dire? Che evidentemente ben prima dei Fenici esisteva una sorta di navigazione preistorica. Tra l'altro, proprio il problema della navigazione preistorica presenta una delle più grandi problematiche, uno dei più grandi misteri dell'archeologia, che è quello del cosiddetto paleocommercio. Cioè, già dal terzo millennio, addirittura in alcuni casi dal quinto millennio avanti Cristo, noi troviamo usata in alcune zone del vicino Oriente o in alcune zone di alcune parti estremamente remote del Mediterraneo, l'ossidiana proveniente dalle isole Eolie. Quindi, se nel 4000 avanti Cristo qualcuno sulle Baleari usava l'ossidiana, cioè il vetro vulcanico che proveniva dalle Eolie, evidentemente nel quarto millennio avanti Cristo, nel quinto millennio avanti Cristo, doveva esistere una forma di paleocommercio per cui questo materiale, che per loro era preziosissimo, veniva scambiato nell'ambito del bacino del Mediterraneo. E vi ho fatto solo il discorso dell'ossidiana, potremmo stare qui a parlare dell'ambra, ambra del Mar Baltico, che nel secondo millennio avanti Cristo è presente in alcuni giacimenti in Egitto o nella costa del Nord Africa, o addirittura in Somalia. Quindi vuol dire che evidentemente esisteva una forma di paleocommercio che però non è mai stato adeguatamente studiato, oltre che comprovato. Pertanto cosa vuol dire? Che la navigazione nella parte centrale del Mediterraneo non è una cosa legata ai Fenici. Certamente i Fenici a livello scolastico sono il popolo che maggiormente ha lasciato impronte di sé per ciò che riguarda la navigazione. Ma tutto il Mediterraneo era caratterizzato da una sorta di paleo e proto-marineria che praticamente già dal Neolitico va avanti. Del resto le isole dell'Egeo hanno dato origine già dalla fine del terzo millennio avanti Cristo a una civiltà estremamente evoluta, che è la civiltà cretese. Creta intesseva molti rapporti commerciali con molte isole dell'area dell'Egeo, soprattutto con Cipro. Esisteva uno scambio, un rapporto gemellare quasi, che univa Creta a Cipro per lo scambio di materie prime, soprattutto del rame, di cui Cipro aveva grandi giacimenti, no? Sapete che il nome latino di Cipro, del rame, cuprum, deriva proprio da Cipro e viceversa. Quindi durante l'età del rame evidentemente Cipro aveva alcuni dei suoi giacimenti più importanti, e quindi sono stati rinvenuti nell'ambito dell'archeologia subacquea diversi relitti, proprio relitti dell'epoca cretese, addirittura del secondo millennio avanti Cristo,
adibite al trasporto di pani di rame grezzo da Cipro a Creta. Quindi evidentemente c'era una forma di navigazione anche interessante, anche notevole, perché Creta si trovava nel mezzo del Mediterraneo orientale, quindi doveva esserci una rete di collegamenti, di rotte evidentemente, che erano sfruttate in occasione di alcuni venti stagionali, che consentivano ai cretesi di intessere una sorta di rapporti, di relazioni commerciali molto interessanti. Purtroppo ovviamente siamo in un'epoca antichissima, siamo in un'epoca antecedente all'età del bronzo, quando noi abbiamo alcune forme di scrittura ancora non totalmente decifrate, come appunto la scrittura lineare A, pertanto molte delle nostre conoscenze si fondano o sul reperimento dei materiali oppure su qualche figurazione che compare nell'ambito dell'arte minoica, come questa che vedete qui. Questa è la cosiddetta, la leggendaria mappa di Atlantide, si chiama questa cartina, è un frammento di affresco che proviene da Acrotiri, cioè da Santorini per intendersi, oggi si trova ad Atene, al Museo Archeologico Nazionale di Atene, e rappresenta un insediamento costiero con dei palazzi, vedete, si data grosso modo intorno al 1600 circa avanti Cristo questa pittura, e vedete, si vedono le barche. A ricordo del vero, le imbarcazioni che si vedono in questo affresco, seppur in mare, perché questo è uno spazio marino, questa è una città costiera, queste imbarcazioni presentano un'immagine molto simile a quelle stesse imbarcazioni di cui noi abbiamo i modelli per la navigazione fluviale lungo il Nilo, cioè da alcune tombe egizie vengono dei modellini di legno che sono molto simili a queste imbarcazioni che vedete rappresentate qui sotto, con un unico timone, ma abbiamo detto che il singolo timone era una caratteristica che permane anche nell'ambito della navigazione fenicia, e una serie, vedete, di rematori, una chiglia abbastanza piatta, quindi sembrerebbero delle navigazioni addirittura più che di piccolo cabotaggio, proprio di, diciamo, navigazioni di aspetti fluviali o lacustri, di ambiti fluviali o lacustri. Però in questa pittura compaiono diverse altre imbarcazioni, Per esempio, guardate, in questo particolare già abbiamo una serie di imbarcazioni più complesse, però quello che sembra assodato da tutte le figurazioni, diciamo, che noi abbiamo in ambito minoico, ma potrei dire in tutte le figurazioni che abbiamo comunque di quest'epoca, mi faccio riferimento per esempio ai bronzetti sardi, o ai modelli egizi, oppure faccio riferimento ai modelli votivi in terracotta trovati a Cipro, si tratta sempre di imbarcazioni che si muovono a remi. Noi non abbiamo l'immagine di figurazioni di vele prima praticamente del primo millennio avanti Cristo, quindi noi ovunque si vedono solo questa serie di imbarcazioni a remi, sempre con questo unico timone. Qui però vedete, siamo già in una situazione abbastanza evoluta, si vede un castello di poppa, no? Questa specie di casetta che vedete qui, che si vede in tutte le barche, una tettoia che mette al riparo sia i rematori che i passeggeri, perché queste sembrano imbarcazioni per passeggeri, addirittura i personaggi sono seduti in dei tavoli, vedete, uno di fronte all'altro, così. Quindi sembrano veramente delle barche passeggeri. Purtroppo noi, per questo tipo di civiltà, noi siamo necessariamente tributari a queste figurazioni. Non esistono altre figurazioni. Il grande problema, anzi il problema dell'archeologia è sempre stato lo stesso, cioè la penuria di fonti. Le nostre fonti sono sempre pochissime, o sono fonti letterarie, o sono fonti archeologiche, o sono fonti, sono comunque sempre poche, quindi ci danno sempre un aspetto molto molto ridotto della verità, d'accordo? Noi abbiamo queste e basta. Può darsi, ovviamente faccio un paradosso, può darsi che all'epoca esistessero navi trialberi con una serie di velature, ma il fatto che non esiste neanche un'immagine o neanche una citazione non ci autorizza a pensare che queste cose esistessero, d'accordo? Per quello che sappiamo noi, le imbarcazioni erano così. Però, come vi ripeto, abbiamo trovato moltissimi relitti, ma questi relitti non è che abbiamo trovato lo scafo, abbiamo trovato il carico, cioè nello spazio tra Creta e Cipro sono stati trovati molti carichi
affondati, carichi di rame, come vi ripeto, che sott'acqua hanno mantenuto più o meno la sagoma della barca. Quindi non è che erano carichi buttati in mare, no, era tutta la barca che è affondata, d'accordo? E dalle sagome si evince che queste imbarcazioni in realtà erano più o meno lunghe, come siete in questo disegno, cioè erano lunghe una quindicina di metri al massimo. Nulla toglie però che questa gente, evidentemente con queste barche di 15 metri, ci facessero queste traversate. È roba di tutti i giorni, di gente che con i gommoni va, anche se è spinta da ben altre forme di disperazioni, va da una costa all'altra, o attraversavano l'Adriatico con i gommoni. Di conseguenza, in epoca cretese dobbiamo immaginare una forma di paleocommercio e di navigazione che comunque si muoveva su questo, sulle imbarcazioni di quest'ordine di grandezza, che però evidentemente nulla toglieva che avessero creato una rete commerciale. Come ripeto, tutte le isole dell'Egeo risultavano comunque popolate. Già nel terzo millennio a.C. tutte le isole Cicladi, il gruppo delle isole meridionali, quelle che vanno sulla costa dell'Asia Minore, erano tutte popolate, quindi vuol dire che evidentemente c'era una rete di scambi notevole con queste imbarcazioni. Tenete conto che, nonostante questo, i miti più antichi snobbano molto la marineria. Voi sapete che noi riusciamo ad avere un po' un'idea della situazione storica a volte attraverso il mito. I miti sono le uniche cose che ci raccontano, una fase in cui ancora non esiste una scrittura storica, ci raccontano bene o male una condizione culturale, civile, che esisteva in quelle zone. E se noi pensiamo, i miti più antichi, anche se si tratta ovviamente poi di miti che noi sono pervenuti attraverso redazioni anche molto successive, i miti più antichi sono i miti di Ercole, d'accordo? Ercole risulta il mito più antico di tutti quanti gli altri, cioè la guerra di Troia, sapete, si ambienta dopo che Ercole è già morto, ad esempio. Oppure il mito degli Argonauti si ambienta quando Ercole già, non dico che è in pensione, ma quasi, cioè già ha fatto tutte le sue fatiche, eccetera. Quindi le fatiche di Ercole sono tutte quante, in qualche modo rappresentano Ercole, sapete, fa fatica praticamente in tutto il mondo conosciuto dell'epoca. È la prima mitologia geografica a diaspora, cioè distribuita. Ebbene, tutte le fatiche di Ercole sono caratterizzate da spostamenti che Ercole fa. Ercole va a Creta, Ercole va al Tartaro, va a Tartessos, cioè a Gibilterra. Eppure in tutto quanto non compare mai l'idea, il mito che Ercole sale su una barca. Cioè tutti gli spostamenti di Ercole sono via terra. Addirittura Ercole prende i buoi di Gerione. Gerione era il re di Tartessos. Tartessos si trovava, era una città mitica che si trovava grosso modo dove oggi sta Cadice, Spagna. Ercole torna a piedi, cioè con i buoi da Cadice torna a piedi fino a Tirinto, cioè fino in Grecia. Quindi vuol dire che il mito di Ercole fa riferimento ad una fase pre-marittima, d'accordo? Allora, quali sono i miti più antichi legati alla marineria? I miti più antichi sono il mito degli Argonauti. Ma il mito degli Argonauti è un mito che a noi purtroppo è pervenuto solo da una redazione molto successiva. Le Argonautiche sono state composte da uno scrittore di epoca praticamente tarda, ellenistica, che è Apollonio di Rodio. E quindi noi conosciamo il mito solamente nella redazione successiva. Pertanto Apollonio di Rodio infarcisce il mito con cose che sono della sua epoca, ma che non ci autorizzano a ritenere che all'epoca degli Argonauti esistessero. Fatto sta che il mito degli Argonauti è il mito della marineria, cioè la nave Argo, che sarebbe secondo la tradizione appunto realizzata da questo personaggio, si chiamava Argo di Tespi, la nave prenderebbe appunto nome da lui, sarebbe la prima nave in assoluto. Quindi il varo della nave Argo sarebbe in qualche modo la prima volta che l'uomo si lancia nell'avventura del mare. Il mito ovviamente, come ripeto, è dell'epoca di Apollodoro, di Apollonio Rodio, ma tenete conto che le vicende raccontate dal mito si collocavano, secondo gli antichi, almeno una generazione prima della guerra di Troia.
collocando la guerra di Troia nel XIII secolo a.C., siamo nella metà del secondo millennio a.C. Quindi l'episodio degli Argonauti parla delle vicende legate alla media età del bronzo, la fase del bronzo recente, se vogliamo. Quindi siamo, qui ripeto, nella metà del secondo millennio e si parla di questa nave leggendaria, Argo. Anzi, il mito, questa che vedete qui è una formella in terracotta di epoca romana addirittura, che rappresenta appunto la creazione della nave Argo. E secondo il mito lo dice che evidentemente, sapete, il mito è, ne abbiamo parlato diverse volte in questo senso, è una verità che viene però raccontata con un linguaggio onirico, d'accordo? Cioè il mito riporta una verità, però per raccontare questa verità usa il linguaggio dei sogni. Pertanto a volte dà delle informazioni eccezionali, cioè ad esempio in epoca classica le barche erano fatte tutte quante di fasciame di legno inchiodato o incastrato. Poi potevano essere diverse forme di incastro, potevano essere diverse forme di scheletro, ma sempre di fasciame di legno. Nel mito cosa si dice? Che la particolarità della nave Argo è che era stata scavata in un unico gigantesco tronco proveniente dal monte Ossa. Anzi, dicevano che sul monte Ossa, che era un monte che si trovava vicino al monte Pelio, in Tessaglia, esisteva appunto una specie di albero di cui rimaneva un unico esemplare. Questo unico esemplare era stato tagliato, scavato ed era diventato la nave Argo. Ora, noi sappiamo che in epoca preistorica le imbarcazioni erano le cosiddette imbarcazioni monossili, cioè le piroghe erano fatte da un unico tronco scavato. D'accordo? Ora, in epoca classica non esistevano più le barche fatte da un unico tronco scavato, quindi il fatto che il mito facesse riferimento a questo indica quanto evidentemente era antica la tradizione che si riferiva alla nave Argo. E poiché era una cosa considerata mirabile, il mito diceva che la nave era stata costruita da appunto questo armatore, questo personaggio Argo di Tespi, che vedete rappresentato qui, con l'aiuto degli dei. Nel caso particolare Efesto lo aveva aiutato nello scavare il tronco, ecco qui Efesto, e Atena aveva invece per lui cucito le vele. Atena, sapete, era la dea, tra l'altro, della tessitura e della filatura. Per cui guardate, qui si vede i due dei che stanno aiutando Argo di Tespi a fare la nave. Questo è molto importante perché vuol dire quanto quindi evidentemente nell'antichità considerassero l'imbarcazione un qualche cosa di mirabile, quasi frutto dell'ingegno divino, non umano, che comportava la mutua collaborazione di specialità diverse, la tessitura per le vele, lo scavo dello scafo per fare appunto la parte galleggiante e ovviamente l'organizzazione del lavoro che era fatta invece da questo Argo di Tespi. Questo dice il mito. Quindi quello degli Argonauti, il viaggio degli Argonauti, non è che in un mondo di marinai questi sono marinai particolarmente arditi. No, il mito degli Argonauti rappresenta proprio l'origine della marineria. C'è quella bellissima poesia di Vincenzo Monti, no? Lode ai fratelli Montgolfier, fa riferimento a quando i fratelli Montgolfier hanno iniziato appunto a volare, che inizia proprio quando Giasone dal Pelio, cioè quando, da quando Giasone non ha tirato giù la nave, non c'era mai stato un ardimento tale della razza umana, cioè come questi adesso volano, quelli a suo tempo hanno cominciato a navigare, eh? E quindi considerate che era un riferimento molto interessante, l'idea dell'uomo che si dava alla navigazione. Il mito degli Argonauti rappresentava proprio questo. Poi ovviamente il mito nasconde in sé tantissime altre informazioni per noi. Gli Argonauti cosa fanno? Vanno alla ricerca del vello d'oro, ma il vello d'oro altro non è che il simbolo della
dei giacimenti auriferi che si trovavano sul, in Colchide, del Colchide, la Colchide sarebbe l'attuale Georgia, giù. E è improbabile che questi, va bene che non avevano la bussola, ma è improbabile ovviamente che questi qui, partendo da qua, per andare qui su, hanno fatto tutti questi giri assurdi. No? È chiaro, poi il mito diventa un espediente per diventare, per in qualche modo dimostrare l'attività della marineria, il fatto che gli argonauti erano 50 e ognuno di un popolo di una città diversa indicava l'intento che ogni città aveva di mostrarsi come una città dedita al mare, è chiaro? Cioè gli argonauti sono dei simboli poi loro come personaggi, no? Però è importante perché per noi in qualche modo descrive questa situazione, cioè questa propensione per il mare. Noi in Italia abbiamo avuto una fase di questo tipo che in qualche modo si è avvicinata a quest'epoca qui, mentalmente parlando, ed è la fase dei primi del Novecento, quando la marineria diventa l'avventura per mare, diventa il prototipo dell'arditezza umana. Pensate a Gabriele D'Annunzio che scrive nella sua tragedia La nave, no? Oppure navigare necesse est, vivere non est necesse, cioè gli italiani popolo di navigatori, cioè gli italiani sono stati tante cose, anche navigatori, eppure la prima cosa che compare è di navigatori, perché l'idea dell'andare per mare diventa il prototipo appunto dell'arditezza umana. E così era per loro, il mito degli argonauti rappresenta l'uomo che esce dal suo piccolo mondo, che è il mondo della propria isola, del proprio paese, della propria città, e comincia ad affacciarsi sull'esterno. E il mare in qualche modo era l'archetipo di tutte le avventure umane. Il mito degli argonauti in qualche modo rappresenta questo. Ovviamente al mito degli argonauti seguono poi altri miti in tal senso, come l'Odissea. L'Iliade anche, ma l'Iliade, sapete, il secondo libro dell'Iliade è un'interpolazione di epoca successiva, dove c'è tutto l'elenco delle navi, eccetera. Mentre il poema dell'Odissea, no, incarna veramente una fase storica importante, a modo suo è un po' come fosse il mito degli argonauti, cioè le diverse isole, incontrate da Ulisse rappresentano le diverse fasi, quasi un cammino di conoscenza che l'uomo in quanto tale compie. C'è da dire che il mito di Ulisse si inquadra, come del resto il mito degli argonauti, ormai fuori dal mondo cretese. Siamo nell'ambito di una civiltà ormai nuova, che è la civiltà che tende ad essere quella del bronzo finale o addirittura della primissima età del ferro. Entriamo nell'ambito del mondo miceneo, la civiltà achea. Una civiltà che, pur essendo distribuita in un territorio piuttosto ampio, tutto l'Egeo, anche parte della penisola balcanica, parte della costa dell'Ionia, persino parte dell'Italia meridionale, ha proprio nel mare questo grande veicolo di collegamento. Io direi che questa è veramente una delle più importanti scoperte della razza umana, cioè vedere nel mare non più una barriera, ma una via di comunicazione. D'accordo? Curioso, noi tendiamo a volte, in base alla fase storica che stiamo passando, a vedere nel mare o un limite o un ponte. Il mare è sempre lo stesso, siamo noi che lo leggiamo in modo diverso. D'accordo? Ecco, il mito di Ulisse in qualche modo rappresenta questo, l'apertura verso un mondo completamente diverso. Ricordate sempre quel concetto delle isole che si muovevano, che uscivano da sott'acqua? Questa era una cosa che arriva fino a Jules Verne, praticamente, questa idea di queste isole che escono fuori da sotto, no? È uno degli archetipi più interessanti della ricerca umana verso l'ignoto. E quindi Ulisse, le sirene, tutto quanto questo fa parte appunto di questa sorta di liturgia mentale che l'uomo fa verso l'ignoto che si trova in mare. In realtà, mito a parte, noi nella ceramica antica, nella ceramica che si riferisce ad esempio alla fase del X secolo a.C., la fase del Medioevo ellenico, abbiamo già queste figure. Questo che vedete qui è in particolare di una bellissima anfora del Dipilon. Il Dipilon è il grande cimitero di Atene, da cui provengono anche delle anfore di epoca
più che arcaica, addirittura dell'VIII secolo a.C. E in una, vedete, si vede una cosa molto interessante, è rappresentata una nave. Se voi guardate il rapporto tra l'imbarcazione e i personaggi, vedete che le dimensioni più o meno sono quelle che avete visto prima nell'affresco proveniente da Crotire. Eppure quell'affresco è di quasi 1000 anni più antico di questo. Ma il rapporto dimensionale tra uomo e imbarcazione più o meno rimane quello. Come vedete, la nave ha già quegli elementi fondamentali che resteranno basilari per tutta la storia della navigazione. Cioè, quando l'uomo comincia a navigare, ovviamente usa come modello per la navigazione il pesce. Cioè, la nave, ovviamente è improprio pensare che Argo di Tespi o Atena o Efesto avessero nozioni di idrodinamica o di ingegneria navale, d'accordo? Però si rendono conto che il pesce è evidentemente l'animale più adatto alla navigazione, copiando il pesce escono fuori le navi. Ed ecco quindi che dall'epoca arcaica fino ancora all'epoca romana, senza arrivare a scomodare l'età moderna, tutte le navi hanno la forma di un pesce. Addirittura hanno la plustre sarebbe la poppa, fatta a forma di coda di pesce, e davanti hanno il muso allungato con l'occhio persino come i pesci. D'accordo? Quindi vedete che appunto si vede questa imbarcazione, come abbiamo visto anche in fondo l'altra volta per i Fenici, no? E vedete appunto sempre queste figure allungate con una specie di rostro che vedete qui davanti, che però è più un elemento idrodinamico piuttosto che un'arma di offesa, e la plustra dietro, cioè questo ricciolo in alto che rappresenta appunto una coda di pesce, e poi tutti i personaggi rappresentati sopra. Ovviamente in questo caso ancora non si può parlare di fanti e di marinai, qui la gente che sta sulla nave rema e contemporaneamente combatte pure. È quella cosa che la prossima volta vedremo con i vichinghi, no? I vichinghi, loro quando stavano in nave remavano, quando stavano fuori dalla nave combattevano, non sempre gli stessi, è come Ulisse con i compagni di Ulisse, i personaggi o gli argonauti, Giasone, Ercole, eccetera, quando la nave navigava remavano. Ed è la stessa cosa ovviamente che noi abbiamo in queste imbarcazioni così antiche. Ovviamente noi poi, per sapere un pochino di più di questo, dobbiamo anche in questo caso affidarci alle nozioni che vengono riportate dall'archeologia. Le fonti letterarie ci aiutano poco. L'Odissea, noi fatichiamo dall'Odissea, che pure se ci pensate è un poema ambientato tutto per mare, noi fatichiamo a tirarne fuori nozioni di carpenteria navale o di diciamo di carattere marinaro. Perché? Perché poi l'Odissea è stato molto revisionato nei secoli successivi, e quindi hanno avuto intento di correggere delle cose che sembravano improbabili, per cui a volte l'archeologia ci aiuta di più. Questo che vedete qui è un vaso, per esempio, si trova a Roma, nel Museo Capitolino, viene però da Cerveteri, è un vaso greco, anzi è stato fatto da un pittore greco, ma a Cerveteri, nel VII secolo a.C., inizi del VII secolo a.C., è persino firmato, cioè persino il nome dell'autore, che si chiama Aristonotos. E qui vedete, si vedono appunto delle navi, ed è molto interessante perché tra l'altro si vedono due tipi di navi. La nave che vedete a sinistra addirittura distingue i rematori che sono sotto dai soldati che sono sopra, mentre la nave a destra è una nave che riunisce solamente soldati e non ha remi. È chiaro, qui dobbiamo usare tutte le cautele del mondo, ma ahimè l'archeologia non è una scienza esatta. Se volete cose esatte non dovete venire a queste lezioni, dovete andare alle lezioni di teologia probabilmente. In questo caso considerate che qui tutte le cautele significa se era capace di disegnare il pittore, se è chiaro, no? Chiaramente tutto questo sono distinguo che devono essere fatti. Però per noi queste immagini sono comunque molto interessanti, no? E vedete che si vede addirittura, si vede l'albero nel mezzo e si vede un personaggio che è sulla coffa, vedete? Cioè sulla cima dell'albero c'è un tizio che sta in cima, addirittura si vedono le corde che legano tra di loro l'alberatura. E cosa importante, siamo nel VII secolo a.C., ma troviamo due timoni, vedete? Così, ecco.
Quindi vuol dire che c'era già in fondo una forma più evoluta. In fondo in questi anni stessi comincia la grande marineria fenicia, che però aveva un unico timone, d'accordo? Quindi chi è che ha inventato il doppio timone? Noi non lo sappiamo, però sta di fatto che da questo momento cominciamo a trovarlo. Anche qui, qui vedete, non ci sono grosse nozioni di idrodinamica, infatti c'è la plustra dietro, ma sul davanti la barca è fatta un po', si allarga, eh? Ah, vedete, uno scafo arrotondato. Anche questo, saranno state proprio così? Oppure non era buono a disegnare il pittore? Questo è diverso da valutare. D'accordo? Ecco. Con il passaggio all'epoca classica le cose cambiano enormemente. Anche perché c'è il confronto con i fenici, che cominciano ad essere grandi partner commerciali. E soprattutto si scoprono l'incredibile potenzialità del mare sotto tantissimi aspetti. Pensate addirittura tutta la politica ateniese che viene fatta sulla creazione di una flotta, eh? Il Pireo e la famosa flotta creata da Temistocle sarebbero stati il grande strumento bellico e difensivo di Atene. Quindi si scoprono potenzialità enormi e con questa potenzialità si scoprono giacimenti, tipi di legname diversi, carpenterie diverse. Difficile seguire veramente l'evoluzione che in questo senso la marineria fa. Fatto sta che nelle ceramiche cominciamo a trovare il boom a partire dal VI secolo a.C., navi che in qualche modo ripetono sempre l'idrodinamicità dei pesci e sempre questo duplice sistema di movimento, sia la vela che i remi. A dire la verità, sui dipinti si fa un po' un errore, perché si rappresentano le navi con le vele e contemporaneamente con i remi. Noi sappiamo, questa volta finalmente, dalle fonti letterarie che cominciano a parlarci, che le navi o andavano a vela o andavano a remi, d'accordo? D'altro canto è improponibile alcune cose che ci vengono proposte dai film, tipo, che ne so, film tipo Ben-Hur, eh? Cioè di gente che rema da Ostia fino ad Alessandria d'Egitto. Madonna, possibile, d'accordo? Dice, ma erano schiavi? Sì, ma dopo un giorno li butto, cioè non ci stanno più, è chiaro? Il remo era utilizzato in alcune circostanze, tipo, è chiaramente, quello che diciamo l'altra volta della vela, che loro viaggiavano solo con le vele, col vento che veniva dal quadrante di poppa, fa sì che la nave poi a vela aveva una governabilità, diciamo, ridotta per certi aspetti. E allora, quando si arrivava che si doveva andare in porto o attraccare, si levavano le vele e la nave entrava nel porto a remi. O quando si era un combattimento, una battaglia, cosa succede? Chi c'era il vento di poppa correva come un matto, quegli altri rimanevano così. No, anche lì ovviamente durante il combattimento si muoveva a remi, è chiaro? Quindi i due sistemi di locomozione in genere non erano, diciamo, contemporanei, erano, ognuno escludeva l'altro normalmente, è chiaro? E considerate che qui vedete, si vede appunto questa grande velatura, il grande albero nel mezzo e così via. Del resto, ecco, qui sempre bellissimo, questo è un piatto eccezionale, uno dei piatti più famosi del mondo, si trova al Museo Archeologico di Monaco di Baviera ed è opera di uno dei più grandi pittori greci del VI secolo a.C. che si chiama Brigos. Qui vedete, si vede un Dioniso su questa bellissima barca, vedete addirittura i delfini intorno che sono un po' il modello, no? Idrodinamico da cui deriva tutta quanta l'imbarcazione greca. Sempre i due timoni, qui addirittura vedete la barca non ha neanche i remi, quindi va avanti con il vento di poppa. Le navi greche normalmente avevano un'unica grande vela, sono i romani che aggiungeranno, mutuandola da quella che era l'esperienza cartaginese, una seconda vela più piccola che viene messa a prua. Normalmente nel mondo greco esisteva un'unica vela su ogni nave. Ecco. Anche qui vedete due navi affiancate su un altro vaso del VI secolo a.C. con dei grandi aplustri. Gli aplustri, vi ricordo, sono le poppe che rappresentano proprio delle code di pesce. Vedete? Così. Noi purtroppo di relitti greci
ne conosciamo pochi perché l'antichità ci ha conservato diversi relitti navali, ma sono tutti relitti che ci sono pervenuti in circostanze particolarissime che vedremo dopo, e nessuno di questi riguarda il mondo greco, per cui noi le navi, proprio le navi di carpenteria greche, le conosciamo solo dalle immagini sui vasi, che ovviamente non hanno l'intento di farci vedere come era messo il fasciame, no, rappresentano la nave, è chiaro? Quindi a livello proprio di carpenteria navale, in relazione al mondo greco, sappiamo abbastanza poco. Qui vedete, siedono su questo vaso, molto interessante, due diverse navi, che saranno la stessa un po' distinzione che abbiamo visto l'altra volta per il mondo fenicio e di cui vedremo anche nel mondo romano. La nave da carico, la nave cioè oneraria, e la nave invece militare. Ricordate che mentre le navi da carico praticamente viaggiavano solo durante l'estate, grosso modo dalla metà del mese di aprile fino a tutto il mese di ottobre, perché altrimenti poi non erano in grado di tenere il mare o di sostenere le intemperie. Poi non solo, ricordate che c'era quel famoso problema della navigazione a vista, e quando le giornate sono ovviamente corte è difficile nelle ore di luce coprire certi spazi di mare, d'accordo? Invece le navi militari no, le navi militari viaggiavano tutto l'anno, questo le rendeva preda delle tempeste, dei disastri, eccetera. L'altra volta vi ho detto che addirittura tutta la flotta militare romana, che pure aveva vinto la prima guerra punica, non arriva a Roma di 600 navi, ne ritornano ad Ostia 2, perché avevano vinto, ma mentre tornano affondano tutte, d'accordo? Quindi, perché ovviamente la guerra si era protratta oltremodo durante il tardo autunno, e nel mese di novembre tutte le navi vengono praticamente affondate. Però ecco, qui c'è questa distinzione che verrà appunto mantenuta. Ovviamente il modello fondamentale per le navi militari greche rimarrà la triera, che però avrà molte evoluzioni, diventerà bireme, trireme, quadrireme, cioè quella famosa problematica delle sequenze, degli ordini di rematori che abbiamo visto l'altra volta, si evolverà nel mondo greco, no? Ci cercherà di allungando il remo, si metteranno più persone a quel remo. Ma nonostante questo, le grandi navi con tanti ordini di remi avranno sempre scarsa potenzialità. Cioè, ricordate che la battaglia di Lepanto nel 1571 è stata vinta perché le navi turche erano enormi, pesantissime, e le barchette veneziane, c'erano anche le galeazze, sì, ma le galeazze prendevano parte alla battaglia da lontano, le navi veneziane si infilavano sotto i remi di quelle turche e gli arsenalotti veneziani, senza colpo ferire, segavano i remi dell'altra nave, che era talmente alta che in realtà quelli ci si infilava sotto. Erano più navi di rappresentanza, cioè vedevano queste navi gigantesche, ma erano poco pratiche. La grande nave da battaglia resterà sempre la triera, che erano navi piccoline, veloci, così. E però il modello era un modello di derivazione fenicia, che poi si protrarrà in epoca greca, in epoca romana e così via. I remi più corti normalmente erano azionati da due rematori, i remi più lunghi da tre. E le navi arrivavano ad essere delle pentecontere, cioè navi con sopra 500 rematori, d'accordo? Quindi imbarcazioni enormi. Ma considerate che nella maggior parte dei casi queste navi con 500 rematori, immaginate, praticamente più persone di quante siete voi in questa sala, lì circa, più o meno. D'accordo? Tutte in un'unica nave, ma perché erano navi che non avevano equipaggio, cioè non avevano soldati sopra, erano solo navi con rematore queste. Il numero dei soldati effettivi era ridotto veramente al minimo. Le pentecontere, invece le trireme, che erano le navi che ovviamente hanno fatto la storia della marineria antica, avevano sopra complessivamente intorno ai 250-300 rematori più un certo numero di soldati. Questo è un bellissimo rilievo votivo, e si trova al Museo dell'Acropoli di Atene, è parte di un grande rilievo, dove vedete il dettaglio appunto dei rematori, delle scalmiere che erano appunto sul fianco della nave. Addirittura poi queste navi, quelle greche, erano molto
esili, cioè erano fatte in sezione in modo tale che quasi le teste dei rematori si vedevano che uscivano fuori, d'accordo? Cioè lo scafo sotto, e per ridurre al minimo diciamo, l'ingombro, il peso, questi rematori messi a scaletta si vedono le teste che uscivano fuori. Questo ovviamente faceva sì che queste navi militari molto leggere erano ancora più fragili nel momento in cui il mare doveva diventare un mare grosso. Del resto considerate che le navi militari non è che attraversavano il Mediterraneo, erano addette al pattugliamento della costa. Non esistono battaglie navali in mare aperto, d'accordo? Le battaglie navali erano sempre lungo la costa, pensate a Azio, pensate a Salamina, tutte accanto alla costa, perché erano navi di navigazione costiera queste. Ecco, un po' come vedete qui, questo è un rilievo di epoca romana, ma vedete, siete gli rematori, le teste che sporgono, così. E qui si vede bene sia la plustre dietro, questa parte qui, che la parte anteriore della prua con il rostro davanti. Rostro che non nasce con intento offensivo, nasce con intento idrodinamico, d'accordo? Poi viene evoluto anche in forma offensiva, quindi viene armato, foderato di metallo e così via. Che viaggi faceva questa gente? Noi siamo molto molto fortunati, una volta tanto abbiamo diversi peripli. Cosa sono i peripli? Periplo significa circumnavigazione di un'isola. In realtà, dal punto di vista della letteratura marinara antica, si chiamano peripli diversi testi letterari che parlano di grandi imprese navali. E noi, proprio in questi peripli, che prevalentemente sono stati redatti in epoca ellenistica, quindi tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, quando evidentemente vanno di moda come testo, proprio da questi abbiamo per esempio le imprese di quei personaggi che abbiamo parlato l'altra volta, no? I vari Milcone o Annone, vi ricordate, i navigatori fenici? Noi non abbiamo i testi fenici, però abbiamo alcuni autori greci che ne parlano. E questi peripli per noi sono molto importanti, perché attraverso questi peripli conosciamo le imprese di diversi di questi personaggi. Personaggi che purtroppo hanno scritto delle opere, ma che a noi non sono pervenute. Guardate, è veramente triste pensare quante opere il passato ha prodotto e a noi non ci sono pervenute. Quanto delle informazioni che la storia potrebbe darci non è arrivata fino a noi. Noi dovremmo praticamente baciare ogni libro, ogni testo che è, che ne so, l'Odissea o l'Iliade, oppure le lettere di Plinio, oppure Tito Livio, o le poesie di Orazio. Noi dovremmo baciarli questi testi, perché sono dei sopravvissuti, cioè sono gli unici che hanno superato uno scoglio di secoli in cui tanti testi come loro sono andati distrutti. Noi conosciamo dalle citazioni di alcuni autori antichi opere eccezionali che a noi non possediamo. Certamente quando noi andavamo a scuola, quando stavamo al liceo, noi dicevamo: Madonna mia, ci presentavamo. A noi la letteratura antica ci sembrava una cosa che, mamma mia, tipo, quante cose hanno fatto questi. Ma pure quelli che noi sono rimasti sono all'incirca il 2-3% di quello che è stato prodotto. Esistevano certe forme letterarie che non sono pervenute quasi. Per esempio, appunto, la letteratura marinara. Ce ne doveva essere una grande produzione. A noi non ci è pervenuta. Conosciamo delle cose dalle citazioni di altri autori. Noi conosciamo l'esistenza di alcuni scrittori perché sono nominati da altri scrittori. Eppure questi altri scrittori ci dicono che questi autori hanno scritto decine e decine di libri, ma non è rimasto neanche uno. Fortunatamente qualche periplo lo abbiamo. Uno dei più interessanti, questo che vedete qui, è il periplo di Scilace. Si chiama in questo modo. Che cos'è il periplo di Scilace? È un testo
che si riferisce al periodo bizantino, è questo testo che vedete qua, e in epoca bizantina cosa hanno fatto? Hanno copiato, riscritto diverse opere, tra cui una serie di testi geografici. All'epoca bizantina, poiché in epoca bizantina erano comunque già passati 1000 anni della produzione di questi scritti, spesso non sapendo di chi erano queste opere, le hanno scritte a uno stesso personaggio, tipo come funzionava, come facevano i grammatici bizantini. Raccoglievano per esempio tutti i testi di geografia o tutti i testi di marineria, li copiavano cucendoli insieme o copiandoli su un unico testo. Che succede? Che solo di uno c'era la firma, però loro ipotizzavano che anche quelli non firmati fossero tutti opere della stessa persona. E poiché si era noto un periplo scritto da un tale che si chiamava Scilace, Scilace di Carindo, ecco allora che si diceva che questo Scilace avesse scritto una serie di opere tutte sulle grandi viaggi per mare. Noi oggi, analizzando analizzando il tipo di scrittura, il testo e la forma, sappiamo che solo uno è di Scilace, cioè quello firmato. Gli altri vengono chiamati pseudo Scilace. Chi era questo Scilace? Questo Scilace era un navigatore che, per conto di Dario I, Dario di Persia, lui era un navigatore della Ionia, cioè della costa dell'Asia Minore. Voi sapete che l'Asia Minore, cioè l'attuale Turchia, pur essendo abitata da greci ed essendo grecofona, apparteneva all'impero persiano. D'accordo? E appunto questo Scilace di Carindo era un navigatore dell'Asia Minore che, per conto di Dario, fece una grande impresa che ci viene raccontata appunto da questo periplo di Scilace. Noi, seguendo il testo, lui descrive tutti i porti, descrive tutto il viaggio che lui fa per conto di Dario I. Lui, provenendo dalle città di Ecatompilo, che era una delle capitali dell'impero persiano che si trova qui, era arrivato via terra. Il suo compito era aprire le possibilità di traffici commerciali navali che collegassero l'India e l'Indo con la Persia e con la parte più estrema dell'impero persiano, da quest'altra parte, che era l'Egitto. E allora Scilace, via terra, arriva fino all'ultima città persiana verso oriente, che si chiamava Pattala. Pattala è una città di cui sono stati trovati i resti in Pakistan, sul fiume Indo. Scilace arriva lì e mette in campo una flotta, piuttosto piccola a dire il vero, di 6 navi, e con questa flotta lui ridiscende il fiume Indo fino ad arrivare nel porto che si trovava sulla foce dell'Indo, che si chiamava Barbaricon. Poi, quindi, con queste stesse navi con cui era ridisceso il fiume, costeggiando, diciamo, la costa meridionale della zona del territorio persiano, arriva ad Armozia. Armozia sarebbe Hormuz, quindi sarebbe proprio lo stretto in fondo al Golfo Persico. Arrivato lì dice: ok, sono arrivato fino in Persia, ma a me interessa, io lo so, cioè sono arrivato via terra da qui, cioè ho fatto via terra questo pezzetto, quindi che fosse possibile farlo via mare è plausibile, ma lui doveva in realtà valutare la possibilità di aprire traffici, quindi anche prendere accordi con le popolazioni costiere, perché all'epoca c'era moltissima pirateria. Praticamente la pirateria era una cosa che facevano tutti, cioè tutte le città marinare, come ulteriore forma di economia, praticava la pirateria. È chiaro? Cioè, che succede? Che io sono Ancona, che ho rapporti commerciali quotidiani normalmente con Ragusa o Dubrovnik di fronte o con Spalato, d'accordo? Normale, ogni giorno così è. Poi che succede? Che c'è un periodo di carestia, cominciamo ad averci la crisi, allora sai che facciamo? Noi di Ancona prendiamo tutte le barche e andiamo a saccheggiare Spalato. Era normale, accadeva così normalmente, e la saccheggiavamo, andava finché poi la crisi non passava, poi ricominciavamo
quelle attività commerciali, salvo poi che magari tra 3 anni la carestia c'era di là e una mattina trovavamo quelli di Spalato nel porto d'Ancona. D'accordo? E ci saccheggiavano loro. Cioè la pirateria era una normale attività commerciale, economica, culturale, sociale, che coinvolgeva tutte le città costiere. E allora Scilace, in base a quello che è riportato sul suo appunto su questa serie di, siamo nel V secolo avanti Cristo, in questa serie di percorsi, non sappiamo di preciso gli anni, ma siamo appunto nel V secolo avanti Cristo, riprende poi, addirittura comincia a fare la circumnavigazione dell'Arabia. Ecco perché periplo, perché loro non hanno la percezione della reale geografia. Sanno che l'Arabia, da una parte c'è il Golfo Persico, poi il Golfo Persico si perdeva nel Tigre e nell'Eufrate, che forse attraverso altri fiumi, magari l'Oronte, sbucava nel Mediterraneo. Da quest'altra parte c'era il Mar Rosso, per cui ecco che era una specie di periplo, d'accordo? Loro lo chiamano il periplo di Scilace. Beh, si chiama anche periplo del mare Eritreo, perché per mare Eritreo si intendeva tutto quello che noi oggi chiamiamo il mare Arabico, d'accordo? E fino a Mosca, che era appunto una delle località che erano nella zona meridionale della penisola arabica, poi continua il periplo di Scilace, arriva fino ad Eudamon sarebbe Aden, l'attuale Aden. Poi attraverso Eudamon entra nel Mar Rosso, ad Adulis, fino a finire a Berenice Pancrisia. Berenice Pancrisia era il più importante porto dell'Egitto sul Mar Rosso. Ricordate che l'Egitto nel V secolo avanti Cristo fa parte dell'impero persiano, ormai non esiste più l'Egitto dei faraoni. In base al periplo di Scilace, noi nel V secolo avanti Cristo sappiamo che ha fatto questa serie di percorsi, ma per noi è molto interessante. Intendiamoci, è un portolano, cioè è uno scritto che parla delle secche, delle correnti, dei venti, degli attracchi, dell'ostilità o meno delle popolazioni costiere, delle possibilità commerciali. Però per noi è molto importante perché ci fa capire quella che era la reale percezione geografica che nel V secolo a.C. questa gente aveva, con le imbarcazioni che abbiamo visto prima, d'accordo? Ma in questa stessa epoca c'è un personaggio di cui noi abbiamo uno scritto, riportatoci in epoca sempre ellenistica, che è Pitea di Massalia, cioè di Marsiglia. Si è molto discusso e studiata l'opera di Pitea. A noi il testo di Pitea diretto ci è pervenuto solo in una piccola parte, nominata da una collectanea bizantina. Le collectanee sono appunto le raccolte di frammenti di uno stesso argomento che venivano fatte in epoca bizantina. E una collectanea geografica bizantina ci riporta una parte del testo di Pitea. Questo Pitea ha scritto un libro che si chiamava Peri Oceanos, cioè sull'oceano. D'accordo? E Pitea parlava di un suo viaggio, ma quello che per noi è interessante è che gli scritti di Pitea sono citati anche da Strabone, da Plinio il Vecchio, dal cosiddetto Pseudo Tolomeo. Quindi vuol dire che era uno scritto all'epoca importante, famoso, anche se non è rimasta solamente una parte. E questo Pitea di Marsiglia descrive un viaggio straordinario. Lui sarebbe vissuto intorno al III secolo avanti Cristo. Era un greco di Massalia, cioè di Marsiglia. Ora, leggere l'opera di Pitea è veramente bizzarro, cioè a volte si rimane esterrefatti dalla genialità o dalla sorpresa di quello che trova. Altre volte si ha la percezione che ci stia prendendo in giro, cioè che si sta inventando tutto. È difficile capire qual è il percorso che lui ha fatto, perché noi riusciamo a seguire solo alcune delle nozioni o delle notizie che lui ci dà. Immaginate di essere una persona che
non sa neanche che esista l'America, però che viene proiettato in America e che deve cercare di descrivere quello che è intorno. Peter non arriva in America, ma il suo viaggio è un viaggio molto interessante. Allora, dagli scritti di Pitea sembra che lui sia arrivato ad Agadez, che sarebbe l'attuale Cadice. Ora, questo per noi è un problema, perché negli scritti di Pitea si parla di Agadez, di Cadice, di Olisippos, che sarebbe Olisippos, sarebbe Lisbona, d'accordo? E poi Brigantos, che sarebbe verso il nord della Spagna, in Galizia. Ora, questa, diciamo, parla di queste terre che lui ha toccato, però non dice molto di questi paesi, mentre il suo scritto si fa molto accurato quando comincia da Burdigos, che sarebbe Bordeaux. Allora, lì si fa molto accurato. Allora, noi sappiamo che fino alle guerre puniche, cioè fino all'epoca romana praticamente, esisteva uno sbarramento cartaginese nello stretto di Gibilterra. Cioè praticamente non si poteva passare lo stretto di Gibilterra. E che Cadice, Agadez, era un'importante città punica, cioè un'importante città cartaginese. Questo è vero, anche l'archeologia l'ha documentato. A Cadice sono stati fatti scavi archeologici che hanno portato al ritrovamento di materiale punico. D'accordo? A Cadice c'era il famoso grande tempio di Ercole, l'Ercole di Cadice. L'Ercole di Cadice è un Ercole cartaginese, Melkart. Sarebbe stato lui il mito, no? Delle colonne d'Ercole, Calpe e Abilia, cioè le due rocche di Gibilterra. Ora, quindi, appare improbabile che Pitea di Massalia abbia fatto questo tracciato che vedete qui. Appare molto improbabile, tanto più che lui, oltre che a nominare queste città, dice poco di più, d'accordo? Mentre veramente comincia ad essere molto accurato da Burdigos in poi. Noi sappiamo anche da testimonianze letterarie che Burdigos, cioè Bordeaux, era una città greca fondata dai Massalioti, cioè dai Marsigliesi. I quali Marsigliesi via terra raggiungevano Burdigos. Quindi è molto probabile che Pitea non abbia fatto questo tratto qui, ma sia andato via terra a Burdigos. Tant'è che da Burdigos in poi la sua descrizione diventa invece accuratissima. Descrive con grande attenzione tutto quello che vede, descrive le abitudini della gente, eccetera, eccetera. E da qui lui poi che cosa fa? Comincia a parlare via mare, descrive le terre che raggiunge, e anche lui raggiunge le isole Cassiteridi, quelle che erano state raggiunte, vi ricordate, dai Milcone, dal cartaginese Milcone. Anzi, proprio Pitea trova nelle isole Cassiteridi, nel versante verso ovest, la popolazione, descrive la gente che c'è lì e descrive una particolarità che era esclusiva nell'antichità solo delle isole Cassiteridi, cioè l'abitudine della gente di dipingersi di blu. Vi ricordate il film Braveheart con Mel Gibson, tutti quelli dipinti di azzurro? Era una peculiarità degli abitanti delle isole Cassiteridi. Tant'è vero che è proprio Pitea che dice: ho raggiunto le Cassiteridi e ho incontrato le tribù dei Pritanniche, Pritannicoi in greco vuol dire i pitturati, e da Pritannicoi i latini faranno derivare Britannici, da cui le isole Britanniche. Quindi il nome Britannia lo inventa Pitea per dire il popolo dei dipinti, d'accordo? E Pitea dice di essere arrivato appunto lì alle Cassiteridi, poi parla di alcune isole del nord, che sono appunto queste isole, sono le Orcadi ad esempio, parla di alcuni animali, parla di alcuni uccelli, di alcuni cetacei,
parla del transito delle orche, che si sono in quella zona. Poi a un certo punto dice di aver navigato molto, molto, molto a nord e di aver raggiunto un'isola, l'isola di Thule. Che isola è Thule? Noi non lo sappiamo. Però attenzione, Peter dice due indicazioni che per noi sono molto importanti. Prima, dice che arriva all'isola di Thule e poi l'isola è un'isola molto, molto, molto grande. Parla dei suoi abitanti, parla di persone che vivono praticamente dedite solamente alla pesca e che creano una bevanda che è miscuglio dell'orzo e del miele. Poi dice, proviamo ad andare ancora più a nord, ma dopo due giorni di navigazione a nord dell'isola di Thule vediamo una cosa che ci spaventa. Vediamo che la notte dura solo 2 ore. Ora, oggi per noi che abbiamo una conoscenza geografica di un certo tipo, sappiamo che andando verso nord si arriva a un punto nel circolo polare che c'è il sole di mezzanotte, ma noi ci abbiamo avuto cose così fatte da Piero Angela, è chiaro, cioè noi fin da ragazzini sappiamo che esiste il sole di mezzanotte, è chiaro. Voi pensate all'epoca invece, perché avrebbero dovuto pensare che c'era un momento in cui il sole brillava sempre? Pitea è la prima persona al mondo che parla del sole di mezzanotte e dice, e contemporaneamente il mare diventa di gelatina e di ghiaccio, cioè ci parla del mare di ghiaccio, è il primo che lo fa. Per questa ragione noi riteniamo che il Pitea deve aver raggiunto o l'Islanda oppure il nord della Scandinavia. Però se fosse la Scandinavia lui direbbe di una lunga terra che arriva fino a nord, e invece no, lui parla di una grande isola. Per questo oggi si pensa che Pitea potrebbe aver raggiunto l'Islanda. Poi di questa cosa approfondiremo un po' quando la prossima volta parleremo dei vichinghi, in tal senso. Fatto sta che Pitea è il primo che parla di questo, poi dice di essere tornato indietro e di aver ritoccato di nuovo le isole Cassiteridi e navigando verso oriente di aver raggiunto la Scizia. La Scizia sarebbe la costa baltica dove c'erano gli Sciti, e lui ritrova gli Sciti perché i greci gli Sciti li conoscevano, perché gli Sciti erano quell'enorme serie di popoli che praticamente arrivava fino al Mar Nero. Quindi lui, avendo riscontrato gli Sciti, è come se avesse compiuto, come se lui avesse compiuto il cerchio che poi lo riporta da quest'altra parte ad avvicinarsi al territorio della Scizia, che era questa. Cioè, gli Sciti lui come popolo li riconosce, d'accordo? Gli Sciti parlavano una lingua che era una lingua, una sorta di paleoslavo, d'accordo? Lui riscontra queste caratteristiche, quindi ha sicuramente incontrato gli Sciti. L'unico posto dove può averlo fatto è qui giù, non qui, perché qui c'erano i Germani e la lingua dei Germani, quelli di Massalia, la conoscevano, d'accordo? Quindi lui sicuramente ha girato la Danimarca ed è arrivato nei Balcani. Quali sono tutti i limiti di queste situazioni? Che noi ovviamente non abbiamo il testo di Pitea, noi abbiamo dei frammenti di Pitea e poi molte citazioni di Pitea fatte però da autori di epoca successiva, è chiaro? Cioè il nostro grande problema nella comprensione di queste situazioni, di questi viaggi eccetera antichi, è questo: la mancanza o la penuria delle fonti letterarie. C'è poi un altro personaggio di cui invece abbiamo fortunatamente uno scritto più attento, abbiamo un Periplo molto più accurato e soprattutto un personaggio i cui scritti verranno utilizzati abbondantemente per tutta l'epoca classica, che è invece Ippalo. Chi era Ippalo? Ippalo era un navigatore egiziano di Alessandria d'Egitto, ma siamo nel secondo secolo avanti Cristo, che per conto di Tolomeo VIII, re Tolemaico d'Egitto, decide di aprire i traffici commerciali con l'India.
perché le merci indiane arrivavano continuamente, è chiaro, solo che arrivavano attraverso tanti intermediari. Ippalo parte allora da, Myos Hormos, che sarebbe il Hormuz, il porto egizio che si trova sul Mar Rosso, e da qui, da Myos Hormos, lui arriva a toccare l'Euche Come, cioè la Costa Bianca nell'Arabia, poi però torna in Egitto a Berenice Pancrisia. La città di Berenice Pancrisia è una città che si trova praticamente in Sudan, nel versante sudanese del Mar Rosso. Il nome era Berenice in onore di una regina d'Egitto, Berenice, moglie di Tolomeo VI, ma viene conosciuta come Berenice Pancrisia perché era il mercato dell'oro. Tutto l'oro della Nubia e dell'Arabia era commerciato appunto a Berenice, per cui si chiamava Pancrisia, cioè tutta d'oro vuol dire. Poi da Berenice Pancrisia Ippalo continua, raggiunge Adulis, e da Adulis Ocelis, poi dopodiché da Ocelis Eudamon, cioè Aden. Quindi fa tutto quanto il Mar Rosso, e questa era una cosa bene o male, non è complicata, perché già gli antichi egizi navigarono lungo tutto il Mar Rosso. C'è una famosissima spedizione fatta da fare dalla regina Hatshepsut per raggiungere la terra di Punt, che era appunto il Corno d'Africa, no? Quindi la navigazione lungo l'Egitto era una cosa, lungo il Mar Rosso era una cosa normale. Ma quello che è importantissimo è che da Eudamon, Ippalo raggiunge poi Similla. Perché? Perché Ippalo scopre una cosa incredibile per la navigazione: i monsoni. Ancora oggi il nome dei monsoni è Ippalos. Ippalo è uno dei nomi con cui marinarmente si chiamano appunto i monsoni, in onore del navigatore greco egizio che li ha scoperti. Lui ha scoperto appunto che utilizzando il monsone primaverile era possibile tagliare tutto quanto un bel pezzo del mare Arabico e arrivare a Similla, nella parte settentrionale della penisola indiana, a diciamo una settimana di navigazione da Barbaricon, che era appunto il porto alla foce del fiume Indo. Il monsone favoriva la navigazione, la rendeva velocissima. Il problema era che per tornare non si poteva più tornare da lì, bisognava durante l'estate andare verso sud, andare a Muziris, nel Kerala, e c'era il tempo, perché il monsone era stagionale, era regolarissimo, no? Il monsone, c'era il tempo addirittura da Muziris per, diciamo, aggirare la penisola indiana, arrivare ad Aikames sull'altra parte e all'isola di Taprobane, che sarebbe appunto l'attuale Sri Lanka. Bisognava, al massimo si poteva arrivare qui, però qui certamente esisteva la parte di qua, ma non c'era tempo, perché bisognava assolutamente tornare indietro, perché il monsone girava e consentiva, partendo non da qui sopra, perché da qui sopra il monsone non c'era più, da qui sotto, di arrivare a Dioscoris, che erano le isole che c'erano al largo della punta appunto del Corno d'Africa. E in un anno, anzi in un'unica stagione marittima, cioè durante l'estate, era possibile fare questo triangolo, e poi da qui, anche a ormai autunno inoltrato, si aveva però la certezza, la sicurezza di arrivare ad Aromata. Aromata si era il capo delle spezie, proprio la punta del Corno d'Africa, d'accordo? E da Aromata poi arrivare nuovamente ad Eudamon. Ippalo ha scoperto questa rotta monsonica nel secondo secolo avanti Cristo, e da quel momento la strada verso l'India è stata aperta. Comincia un'attività marinara commerciale continua tra il Mediterraneo e l'India, sfruttando appunto le rotte monsoniche. E tutte le civiltà romana, persiana, araba hanno campato per secoli sullo sfruttamento delle rotte monsoniche aperte appunto da Ippalo. Però l'importante, come ripeto, è che bisognava arrivare su Similla ma ripartire da Muziris, perché il monsone aveva direzioni diverse
e quindi poteva essere fatto solamente in questa sequenza. I romani ovviamente cosa faranno? Si inseriranno su questa tecnologia scoperta dai greci. I romani sicuramente potranno fare riferimento a tutti gli scritti che i greci avevano fatto. Avranno anche una grande capacità di carpenteria navale, perché l'impero romano poteva attingere a tipi di legname molto più ampi di quelli a cui poteva attingere il mondo greco, che al massimo poteva contare sui cedri del Libano, d'accordo? Quindi i romani confronteranno diverse forme di tecnologia navale, addirittura arriveranno a fondere quella egizia, quella cartaginese, quella greca, e creeranno delle imbarcazioni straordinarie, però non avranno una grossa evoluzione come conoscenze tecniche, d'accordo? La marineria romana sarà più o meno quella che era stata nel mondo classico, però le loro navi diventeranno spesso dei palazzi galleggianti, oltre ad evolvere però una diversa tecnologia nella velatura, tanto come ripeto, lo vedete già qui in questo mosaico che proviene dalla villa di Simil in Libia, che esiste oltre all'albero centrale anche, anche la vela anteriore. La nave però, vedete, rimane sempre con la plustre, sempre con il rostro davanti, con questo duplice sistema sia di velatura che di rematura. Addirittura vedete questo mosaico che proviene da Dugga, si trova al museo del Bardo a Tunisi, si vede, vedete il Ulisse, ma la nave su cui Ulisse c'è è una nave romana, vedete con la doppia vela, i remi, il doppio timone, e poi anche vedete qui ci sono davanti invece che l'occhio si vede questa testa di personaggio, di divinità. Noi curiosamente conosciamo anche i nomi delle navi dei romani, noi abbiamo ritrovato diverse imbarcazioni romane con i nomi scritti sopra, e i romani, che erano molto pragmatici, soprattutto molto superstiziosi, usavano per le navi tutti i nomi, diciamo, ben auguranti, perché si rendevano conto di quanto il mare fosse insidioso. Per cui, per esempio, al Museo delle Navi di Fiumicino c'è una nave romana che, se ancora il nome è scritto, si chiama Trituta, cioè tre volte protetta, oppure navi come Inaffondabile, o navi, cioè, hanno tutti i nomi di questo tipo, quelle che ci sono pervenute fino a noi. Ecco, questa che vedete qui è un affresco proveniente da Ostia, anche se adesso si trova in Vaticano, e ovviamente i romani fecero della navigazione il grande sistema di approvvigionamento dell'impero. Potremmo dire che il 90% del commercio che alimentava l'impero romano era tutto via mare. Del resto si doveva parlare di numeri talmente grandi che solo un commercio via mare poteva ovviamente far fronte a tutto questo. Noi sappiamo che in epoca imperiale nel porto romano di Ostia arrivavano circa 300 navi al giorno piene di approvvigionamenti. 300 navi sono tante, soprattutto considerando le capacità portuali dei porti dell'epoca, d'accordo? Quindi ecco perché il Mediterraneo è un enorme museo sommerso pieno di navi, perché ovviamente erano tante quelle che affondavano, perché era tantissimo il tipo di navigazione. Le navi onerarie romane erano straordinarie. Questo che vedete qui è un rilievo, si chiama il rilievo Albani Torlonia, si trova in una collezione privata, appunto la collezione Torlonia, una collezione che si trova a Roma ma che non è visitabile. Questo è un particolare del rilievo che rappresenta appunto un porto romano, e guardate questo particolare della nave, dove si vedono tutto il sartiame, guardate le corde, tutti i nodi o le corde della velatura, addirittura si vedono addirittura i disegni che sono sulle vele. Sulle vele vedete ci sono i disegni del lupo con i gemelli, il tipo di bitte che ci sono, vedete? Il sistema del fasciame, il castello di poppa, il timoniere, vedete? È uno dei rilievi più interessanti per vedere appunto la velatura, come era fatta. E questa è una nave da carico, cioè una nave romana oneraria, che erano navi che viaggiavano solo con il vento. Perché?
sopra a bordo avevano praticamente 4 persone e il resto era tutto carico, d'accordo? Noi conosciamo molto delle navi romane, per fortuna, perché ne abbiamo trovate tante, ma non in fondo al mare, sulla terraferma. Cioè le navi che ci dicono di più sono quelle che sono affondate, ma dove poi la terra, essendo cambiata la linea di costa, è diventata terraferma, quindi il mare non le ha consunte. La terra, diventando una torbiera, un'umidità specifica del terreno, le ha conservate. Questa che vedete qui, per esempio, è la nave romana di Comacchio. A Comacchio c'è un museo, perché nella zona di Comacchio era affondata una nave nel mare, poi pian piano la terra è avanzata e questa nave è rimasta nella terraferma. Quando hanno fatto lo svincolo della superstrada, della E45 lì, hanno trovato appunto sotto questa nave. E per noi è eccezionale perché tutto il sistema di fasciame con il legno conservato ci fa capire la tecnologia di queste imbarcazioni romane, che vedete hanno il fasciame portante, cioè non hanno lo scheletro, hanno praticamente tutte il fasciame con questi tratti di legno che le tengono insieme, non hanno una nervatura centrale per intenderci. Questo è il museo delle navi di Fiumicino a Roma. Questo è stato trovato perché quando hanno fatto l'aeroporto di Fiumicino, sapete che dove oggi c'è l'aeroporto, un tempo c'era il mare. E allora lì, nel fare le piste dell'aeroporto, hanno trovato delle navi romane affondate. E qui siete addirittura una barca da pesca, questa, con una cassa nel mezzo dove il pescatore teneva il pesce vivo. Mentre queste sono delle appunto grandi navi da carico. Ovviamente prevalentemente quello che si conservava è la parte sotto, la chiglia che rimaneva a contatto col terreno, il resto marciva e crollava. Questa è una foto delle famose navi di Nemi. Le navi di Nemi non sono delle vere e proprie navi, sono delle chiatte galleggianti. Erano, perché adesso non esistono più. Ma per noi è interessante perché dal punto di vista dell'ingegneria navale ci sono state restituite addirittura con il fasciame esterno foderato di lastre di piombo inchiodate. Quindi qui si vede ancora la foderatura nell'esterno della nave. Noi sappiamo che le navi romane in mare non erano rivestite di metallo, anche se quella punica ritrovata a Marsala, quella che vi ho fatto vedere l'altra volta, aveva il rivestimento fatto in fasce di piombo. Quelle romane no, erano impecolate, cioè avevano la pece che le rivestiva. Il resto invece erano fatte così. Queste sono le ultimissime scoperte, sono state trovate a Napoli, a Piazza del Municipio, davanti al Mastrangioino per intenderci. Lì nel fare i lavori hanno trovato un'intera flotta romana affondata, ma sono affondati in epoche diverse, sempre in epoche romane, tanto c'era il porto, e per cui nel fare gli svincoli che devono fare una cosa, un sottopasso, hanno trovato appunto queste 4 navi, anzi 3 navi romane, mentre queste cose che vedete qui sono i pali del molo antico, ecco, col fasciame. L'anno scorso ne hanno trovato addirittura un'altra capovolta, vedete? Per noi sono ritrovamenti eccezionali perché ci danno proprio il dettaglio del tipo di incastro tra le varie parti del fasciame. Diciamo che dell'ingegneria, della carpenteria navale romana, possiamo dire di sapere quasi tutto, proprio per il ritrovamento di queste testimonianze qui. Ovviamente i romani fecero spedizioni ancora più ardite alla ricerca di mercati, tra cui la famosa spedizione di Maestitianus, documentata nelle fonti annali cinesi anche, la spedizione del cosiddetto Antun, come è nominato negli annali cinesi, nel 166 a.C., che dimostra che mercanti romani ufficiosamente, cioè non perché mandati dall'imperatore, loro si presentavano come mandati dell'imperatore, ma era gente che lo faceva per conto suo, erano riusciti, sempre partendo da Berenice Pancrisia, vedete, cioè dal solito porto, ad arrivare ad Ocelis, passare lo stretto di Eudamon, cioè Aden, seguire la rotta monsonica, cioè sempre quello dovevano fare, la rotta monsonica per attraversare il Mar Arabico era obbligatorio,
da fare. Però non si erano accontentati e hanno deciso di non tornare in un anno. E in 3 anni sono riusciti anche ad, diciamo, arrivare a Bari Gaza, poi da Bari Gaza a Muziris, e questo era sempre il percorso della rotta monsonica di Ippalo, mi sono un'altra volta, però poi addirittura avevano deciso di raggiungere Tacola, che era nel territorio, oggi diremo, della Birmania, e poi da Tacola pian piano arrivare fino a Thine, cioè in Cina. Questa cosa è stata fatta sicuramente nel secondo secolo dopo Cristo, però non c'è traccia nelle fonti romane di questo. Esiste Plinio che parla di questo navigatore Maestitianus, ma Plinio scrive di un navigatore di 100 anni prima, d'accordo? Ma che questo viaggio è stato compiuto lo sappiamo dalle cronache cinesi, dove ci parla appunto di questi viaggiatori. Forse non erano neanche romani, forse erano egiziani, forse erano arabi che si presentavano come romani. Fatto sta che la rotta c'era, il mercato c'era, era stato comunque aperto. E resterà attivo questo mercato fino praticamente all'età bizantina. Tant'è che la seta cinese in epoca bizantina venne portata oltre che via terra anche via mare in questo modo. La navigazione romana in epoca bizantina ovviamente tende a ritornare sempre più a quella che era stata la situazione greca, ma questo è un codice bizantino, che è un codice che riporta l'Eneide di Virgilio. Si vede appunto in questo codice del VI secolo d.C. le navi di Enea, rappresentate però ormai come navi bizantine. La navigazione nel mondo classico quindi non si è evoluta sulla scia di quella che era stata la tradizione fenicia, si avvale anche dell'esperienza fenicia, ma si evolve secondo delle modalità sue, che dall'epoca cretese e micenea attraversa poi tutto il mondo classico. I grandi esploratori sono quelli del periodo ellenistico, abbiamo visto, Pitea, Ippalo, Cilace e così via. Chissà quanti ce ne erano ancora, di cui noi abbiamo solamente notizia, o a volte neanche quello. Sappiamo, per esempio, dal periplo di Cilace, che lui segue delle rotte che qualcuno prima di lui aveva già tracciato. Ma purtroppo, nella grande selezione della letteratura antica, a noi sono pervenute solamente una piccola parte di questa documentazione, che ci testimonia però quanto fosse comunque ardita la ricerca che facevano di vedere che cosa c'era oltre il mare, fino ad esplorare le terre che erano, per alcune cose leggendarie, sempre alla ricerca di nuovi mercati, allargare sempre questi mercati, portare nuovi materiali, nuovi animali, raggiungere nuove popolazioni, entrare, aprire con queste, diciamo, imprenditoria commerciale. Questa è stata la grande spinta che nell'antichità aveva mosso i fenici e poi muoverà anche le popolazioni del mondo classico. Grazie, buonasera.